serve un discorso serio, perché è il giorno dopo per voi, per me è ancora il giorno prima, però calma, perché abbiamo sfogato in live, abbiamo detto parole anche forti, la reaction l'avete vista, che fa completezza, è importante vedere la reaction perché è la realtà dei fatti, però poi il giorno dopo serve un discorso serio, più calmo, abbassare i toni, cominciamo. Nel dare il benvenuto a Space Wonder e a tutti quelli che si sono iscritti in questo marasma generale, veramente i miei supereroi, nemmeno i miei eroi, vi invito a lasciare un like per la continuità del canale. La continuità, perché adesso mi rilego, cerco sempre di legare le cose che mi vengono a braccio. La continuità, ecco. Qual è stato l'elemento di discontinuità rispetto all'anno scorso? Noi dobbiamo individuare la paura oggi, è la paura del futuro, cioè la paura che una stagione del genere si possa ripetere. E la riflessione, mentre ieri mi incalzavate nella live, io preso dallo sconforto, vi dico quello è scarso, quell'altro è scarso, sono tutti scarsi così, non può essere neanche completamente vero, sono giocatori che se messi in condizione possono fare grandi cose, anche se aumenta di un anno, ogni anno, quindi devi avere la capacità di rinfrescare, intuire chi ti ha dato tutto e metterlo da parte e trovare nuova linfa e nuove cose. Ci arriviamo, però lo so che viene voglia di non fare nemmeno analisi, ma gli screenshot ce li ho, qualcosa, addirittura nella sintesi di Paramount Plus, che di solito è più lunga, 8 minuti, non c'è proprio il secondo tempo. Amico mio, che non l'hai proprio fatto, non c'era niente da far vedere evidentemente, invece qualcosina l'abbiamo trovata. Cerco di andare il più veloce possibile per non tediarvi e per... no, questa è l'analisi tattica dopo, gli screenshot stanno qua. Si parte ovviamente con questa immagine, durante il minuto di silenzio, il presidente è a telefono e tutti qua, i meme, no? Sta parlando con Conte, sta parlando con questo, sta richiamando Mazzarri, tutta una serie di cose più o meno divertenti, ma andiamo avanti. Questo dato indicativo sono gli XG portati da SofaScore, mi ricollego a quello che vi avevo mostrato ieri in live, e c'è una bella differenza perché l'Empoli arriva a 0,92, il Napoli 0,63. Se invece lo vedi rispostandoci da quest'altra parte e vedi quelli così, il Napoli 0,89, Empoli 1,25, quindi comunque l'Empoli ci surclassa, cioè non ci surclassa, ma fa più occasioni. Il Napoli registra un tiro in porta fondamentalmente, che è un tiro innocuo di Osimhen e poi niente più. Mentre c'è il palo, ci sono occasioni sprecate da parte dell'Empoli, ci ha creato più grattacapi così. Poi sono scarsi, non beccano la porta, è una squadra che fa fatica a segnare ed è per questo che noi non subiamo un passivo più grande. Però nelle ripartenze, perché noi abbiamo fatto, come si vede, abbiamo fatto il possesso palla, che però almeno non diventa un alibi o un momento di atteggiamento, di rivendicazione da parte di Calzone. Calzone in conferenza si è preso le responsabilità, ha detto è colpa mia. Ed è l'unico elemento di discontinuità rispetto a quello che è successo con tutti gli allenatori. Ha detto sono io che non sono riuscito a fare switchare i problemi anche di mentalità che in questo momento hanno, è colpa mia e basta. Il gol dell'Empoli parte da un lancio di Caprile molto bello. Ovviamente noi dovremmo più guardare la prestazione, perché l'idea del futuro piuttosto che questo, il finale di stagione. Non c'è pressione sul portiere, Caprile ha tutto il tempo di caricare un lancio anche preciso. E come vedete, marcature un po' lasche. Come vedete qui, nessuno che va sul portiere che può tranquillamente fare questo lancio. Se nessuno sta pressando il portiere, vuol dire che ogni giocatore avversario deve avere la sua marcatura, e ci sono marcature molto molto morbide. Vedete che qua c'è un 4 contro 4 a tutti gli effetti, però il pallone sta arrivando qui e c'è la prima marcatura molto morbida di Nathan. Nathan è alto, Nathan ha la prestanza fisica, Nathan non ha nemmeno l'alibi di aver avuto l'influenza come l'ha avuta Mazzocchi. Ti devi attaccare, hai una chance di dimostrare, gli allenatori non mi hanno dato fiducia ma io merito. Sì, potete anche dire ma quello non è terzino. Qua non è questione di essere terzino, sei difensore, attaccati, stacca di testa, crea una difficoltà. E invece no, la spizzata di testa di Jasi porta poi all'1 contro 1 qui,
dove Juan Jesus riesce a fare un contrasto, dopodiché la palla ritorna, credo fosse Fazzini, abbiate pazienza se non conosco a memoria tutti i nomi, non li riconosco dal taglio dei capelli, quelli dell'Empoli. Ma insomma, qua si sta creando già la situazione. C'è un 2 contro 1 fondamentalmente, perché Di Lorenzo va a dare una mano ad Østigard. Anche lì questione mi fido, non mi fido, Di Lorenzo lo fa spesso, lo fa anche con l'Italia. L'accorciare moltissimo all'interno per fare un eventuale raddoppio, il che poi ti espone anche all'arrivo di quest'altro qui. Facendo questo movimento all'esterno, resta libero. Qui manca Politano, manca Aghissa. E soprattutto, cancelliamo tutte queste linee. Questo qua, quello è Nathan, che dopo non essere intervenuto di testa, già si è continuato. Perché se già si continua, tu devi renderti conto e devi fare la corsa più veloce della tua vita, e invece già si gli dà 40 metri di svantaggio. Tant'è vero che al cross ci va proprio Giasi, mentre Nathan è ancora qui, e addirittura è Zielinski che è riuscito con una corsa un po' più convinta ad arrivare davanti a Nathan. Questa è l'impossibilità: se Zielinski si fa la corsa all'indietro e arriva davanti a Nathan, c'è qualcosa che non va. La palla poi finirà dietro, perché fa il movimento, cioè la famosa finta che fanno tutti gli attaccanti di andare sul primo pallo e poi va sul secondo. Ma se la palla non fosse finita a cielo, ce n'è qua un altro liberissimo, perché Politano ancora non c'è, anche sa qua in ritardo, e insomma la frittata era già ampiamente fatta. Aggiungiamo contrasto, non contrasto, insomma questo cross che arriva questa volta dall'altro lato, credo fosse Cambiaghi, sempre per Cerri. Qua il contatto c'è. Possiamo parlare di rigorino, ne ho visti di rigori simili, a noi non li danno, non le hanno dato in questo caso, però in altre situazioni, magari contro un altro avversario, questo era rigore. Dopodiché questo è l'unico tiro in porta che fa il Napoli, un pallone spiovente che Osimhen controlla, non controlla, fa questo mezzo tiro praticamente girato di spalle, mai pericoloso per Caprile, proprio gliela appoggia, va proprio per le statistiche, ma non è da considerare un tiro pericoloso. Dopodiché il nulla è cosmico, perché non c'è stata nemmeno una reazione, anche neanche di nervi, neanche male organizzata, si è fatto proprio poco. In questo caso un altro screenshot che non vedrete da nessuna parte è questo rinvio di testa di Østigard, che avrebbe tutto il tempo sia di bloccarla, di darla indietro, di farla scorrere indietro al portiere. Invece, presi dal panico, perché oramai c'è il panico in questi giocatori, Østigard la ribatte centralmente e verrà intercettata poi da un giocatore dell'Empoli, il che porterà a un fallo non chiamato di Zielinski, che per la prima volta, perché qua chiamerà palla trattenuta qualcosa, perché c'è il raddoppio di Lobotka e chiama il fallo a nostro favore. Per la prima volta ho visto Zielinski reagire con i compagni, cioè che cazzo, non la dare in mezzo a loro, controllare eccetera eccetera. Zielinski l'ho visto più orgoglioso degli altri, e sembra strano dirlo perché è uno che spesso si nasconde, non lo neghiamo, in questa partita l'ho visto un pochino più iniziativa, cercare di fare qualcosina anche meno banale, cercare anche forzare un po' la giocata per la sua qualità, qualche strappo in più, e qua mi sono accorto che ha perso un po' la pazienza. Questo anche a testimoniare che sì, cacciate le palle, l'orgoglio, cacciate la dignità. A nessuno fa piacere fare brutte figure ed essere chiamati dai tifosi sotto la curva a prendersi rimbotti, rimproveri e ramanzine. Non gli fa piacere. Io capisco tutto, gli insulti non cambiano nulla, perché li abbiamo insultati, li hanno insultati per tutta la stagione a turno. Prima basta che togli Meret che vinci, basta che togli Juan Jesus, basta togliere Mario Rui, a turni tutti si sono presi i loro insulti, anche personali. Le cose non cambiano, quindi ci arriviamo alla fine. Cosa dobbiamo fare noi per cercare di smuovere un po' le occasioni di Cambiaghi? Clamorosa. Qui è Niang che veramente alla Leao si beve Juan Jesus, tunnel a Østigard, Cambiaghi assolutamente solo al centro, prende il palo, scheggia praticamente quasi l'incrocio dei pali, un'azione clamorosa. Cambiaghi è un furetto molto interessante, però piccolino, non ci serve, va benissimo per l'Empoli, se segnasse di più potrebbe essere un bel gioiellino, ma non vede la porta. Nel secondo tempo aspettiamo il 66esimo per vedere qualcosa, c'è stata una mezza cosa
qualcosa di politano, deviata, così. Qua Kvara ha uno spunto in questa zona, riesce a superarne un paio, carica il sinistro che finirà leggermente alto con Anguissa che reclamava un contatto, poca roba, non fatemi ridere, alzate. Qua ci daranno anche calcio d'angolo, però non credo che Caprile l'abbia toccata in realtà. Lo spunto, un mezzo spunto Kvara ce l'aveva fatto vedere. E poi arriviamo agli screenshot bonus, quelli che non compaiono negli highlights o che vanno cercati, vanno trovati. Questa è un'apertura di Kvara horror all'undicesimo, quindi non era nemmeno una giornata ispiratissima per Kvara, e le segnaliamo tutte le cose da parte di tutti perché non dobbiamo essere prevenuti. Per me il migliore in campo ieri è Mazzocchi, uno dei giocatori che mi piace di meno tecnicamente, si dice e si deve dire male Kvara. L'altra cosa che mi piace sempre farvi vedere, il blocco che deve fare Zielinski o la mezzala sinistra verso il primo pressing quando battiamo noi. E poi questa è l'occasione che non esce nemmeno negli highlights, l'ho dovuta cercare, perché poi alla fine non succede nulla, ma c'è stato un bel taglio, un bel passaggio filtrante da parte di Zielinski. Osimhen la tocca di prima, fa una cosa anche pregevole, Anguissa riesce a sviluppare, ad accompagnare l'azione, riesce anche a mettere a sedere un avversario, e invece di tirare di punta, di tirare di sinistra perché era difficile dopo la sterzata che aveva fatto, non tira, non gli viene proprio in mente di tirare, e cerca di appoggiarla per Osimhen, ma gliela appoggia anche male e l'azione sfuma senza neanche provarci. Per completezza, me l'avevate chiesto ieri, Politano non se la prende con Calzona, ma se la sta prendendo con il quarto uomo che gli sta dicendo qualcosa. Evidentemente Politano è uscito subito dopo un contrasto con Luperto che non era stato segnalato dall'arbitro, c'era qualcosa evidentemente che gli voleva dire, lo manda diciamo a quel paese, ma non è contro Calzona. C'è una gomitata nel primo tempo di Nathan che fa un occhio nero a Fazzini, qua c'è una gomitata di Østigard su Luperto, volontaria, non volontaria, bella forte assestata. Arbitraggio che onestamente pende più a favore nostro, molto male anche l'arbitraggio, ma non contro di noi questa volta. Sì, c'è il fallo di Ngong, veramente poca roba, e siamo stati graziati più volte. Qua, courtesy of Francesco Perrone, gli amici abbonati, facci caso, sembra che ci sfottano anche i cartelloni pubblicità, e in effetti sì. Poteva far comodo, ma è solo simbolico, non è che Elmas ti fa andare in Champions da solo. E poi si arriva alle battute finali, dove c'è la contestazione, dove i giocatori fanno quello che devono fare, cioè vanno lì, ascoltano col capochino a testa bassa, ascoltano l'andate a lavorare, eccetera, dei tifosi. C'è anche uno che non... Dopodiché lo segnalo così, perché poi non si vede fino in fondo, però quando Di Lorenzo va nei pressi poi della curva del settore ospiti, viene seguito subito da Mazzocchi, che capisce, che sa, infatti lo dice anche in intervista dopo, i tifosi devono avere soddisfazione, anche se non cambia nulla e non cambia le sorti della cosa, ma loro si fanno le trasferte, prendono l'acqua, devono sfogare, è nei loro diritti. Mazzocchi lo capisce e va insieme al capitano. Ci sono altri che invece restano un po' in disparte all'inizio, che sono, vedo qua, c'è Osimhen, Anguissa, Juste, non so se questo sia Gollini, non ho idea, Juan Jesus, qua vediamo Traoré, Ngonghe, credo questo sia Kvara, insomma, che inizialmente rimangono sulle loro, poi dopo verranno un po' tutti sotto i tifosi. L'unico che non mi è sembrato di vedere Osimhen nel finale, proprio non lo... E infatti qui si vede che è arrivato Raspadori, è arrivato Ngong, Lobotka, insomma vi potete divertire, c'è Simeone, Kajuste, Meret, ci sono un po' tutti. Quello che non vedo in quest'ultima inquadratura è proprio Osimhen, poi non lo so. Insomma, i miei voti...
Non voglio fare come Paolo Del Genio, che ha fatto la pagella provocatoria, tutti e tre, perché non ho più voglia. Loro non hanno voglia di giocare, io non ho voglia di lavorare, di fare l'analisi. Io voglio fare una differenza tra i giocatori. Meret, per esempio, senza voto, perché si deve prendere tre? Non fa interventi. Vuoi dare un 3 complessivo alla stagione? Sì, ma è presto. La stagione non è ancora finita, per nostra sfortuna. Quindi io do senza voto a Meret, do 4,5 a Di Lorenzo, ed è anche il voto al capitano, che poi lui ci mette la faccia, va fino in fondo. Però è un capitano esausto, è un capitano che sta soffrendo anche in campo, e non solo mentalmente, soffre proprio nelle giocate. Do 5 sia a Østigard che a Juan Jesus. Juan Jesus prende l'ammonizione, là è una cosa positiva, se la spende l'ammonizione, perché no, se ne vanno e ti fanno gol. Poi tiene bene nel secondo tempo. Però se lo beve Niang, il contrasto qua non gli riesce fino in fondo. Østigard anche lui molto morbido, si fa fare il tunnel, non salta di testa, è la tua specialità, devi attaccarti a Cherry, devi sentire l'uomo e non devi farlo saltare da solo con Di Lorenzo vicino. Quindi 5 a tutti e due. Devo dare 4 a Nathan, non è colpa sua, è il braccetto, è il centrale, il terzino non gioca mai, non ha il ritmo partita, tutto quello che volete voi, ma anche nell'atteggiamento, al di là dei limiti tecnici che uno può avere o l'attitudine a marcare, male, male, male. Quindi ci spieghiamo il perché poi abbia giocato così poco. Certo, però se esplode, non è esploso. Do 5,5 a Zielinski, che si prende fondamentalmente la palma del migliore in campo del primo tempo, per quello che vi ho detto, solo per le iniziative, poi non è stato decisivo, però le iniziative gliele riconosco. Do 5 a Lobotka, che è un voto straordinario per Lobotka, perché semplicemente le prime statistiche portavano 73-81, seconde statistiche, insomma, rispetto al solito Lobotka non raggiunge il 90% di percentuale di passaggi riusciti, il che è una cosa eccezionale, un po' più impreciso del solito. Anche lui in affanno, anche lui qualche partita dovrebbe saltarla. Io obbligo Calzona a mettere in campo Dendonker. Se tu mi dici è colpa mia, non sono riuscito a, devi assolutamente mettere in panchina i big. Come gesto simbolico, dai soddisfazione, devi dare soddisfazione ai tifosi in questo momento, Calzone. Devi farlo assolutamente. Devo vedere Dendonker anche per avere il gusto di guardare qualcosa di diverso. Non vuoi cambiare modulo, va benissimo, cambia gli interpreti. Di Lorenzo in panchina, gioca Mazzocchi e vedi tu chi vuoi mettere intorno. Deve giocare Dendonker, basta. Siamo arrivati a umiliare anche Lobot, che non lo merita. Non lo merita assolutamente. E do 3,5 simbolico ad Anghissà. Non ha fatto la partita peggiore della sua storia a Napoli, però quel non tiro gli fa avere 3,5. Non posso dargli di più. 5 a Politano, sempre lo stesso. Se non indovina la mattonella con il gran gol, quello è. Non arriva un cross, non arrivano altre cose. 5 a Osimhen, anche lui spesso impalpabile. Do 5,5 a Kvara, potrebbe risultare generoso, però quell'unico spunto alla fine viene da lui, non inquadra la porta, ma quell'unico spunto da lui è venuto. Nel secondo tempo entrano al posto di Kvara e Politano Ngonghe e Raspadori. 5 Raspadori non incide, alla fine 72esimo avresti il tempo di incidere. Ngonghe un po' più vivace, anche lui però impreciso, si era preso un fallo, un calcio di punizione che poteva essere che non ci è arrivato, quindi tendo a dare 5,5 a Ngonghe. Ovviamente prima di loro entra Mazzocchi, a cui do 6, perché mi pare sia entrato con tanta voglia, con tanta forza anche, se aveva la febbre ancora meglio, ancora di più a suo favore, e non ha inciso perché non ha inciso come tutti gli altri, però l'ho visto sul pezzo e l'ho visto soffrire, l'ho visto voler dare qualcosa in più, il famoso 150%, 110% che si deve dare, altrimenti anche con l'Empoli non basta. E poi Simeone è buttato dentro per Anghissà, che finisce, diciamo, qui sotto punta. Non gli puoi dare un voto in 2 minuti dove non arriva nemmeno una palla giocabile, senza voto. Caro Peppe, arbitro 5,5, ma ripeto, ha sbagliato più a nostro favore che a favore dell'Empoli questa volta. E il discorso da fare, senza andare a approfondire quanti passaggi, le posizioni medie, non serve a nulla. Il discorso da fare è questo: Garcia, poi Mazzarri, poi Calzona.
giocatori che noi conosciamo a memoria hanno fatto le prestazioni altalenanti, qualche volta grandi spunti, qualche volta giocate indecorose, scarsi, non scarsi di talento. Anche i giocatori di talento fanno errori, e succede a Napoli come succede al Manchester United, come succede al Bayern di Monaco, succede a tutti. Quindi rendiamoci conto dei limiti dei giocatori e rendiamoci conto di come questi limiti sono stati celati, nascosti e minimizzati dall'allenamento e dal sistema tattico che Spalletti aveva dipinto per loro. Quindi poche le responsabilità dei giocatori rispetto a quello che non hanno saputo fare gli allenatori tutti e tre. Ovviamente quando cambi tre allenatori dici: ma allora la colpa è loro. Sì, se le devono prendere, perché se le stanno prendendo le loro colpe, senza dubbio. Ma considerando che il Napoli non avrà la possibilità di cambiarli tutti, l'impianto di squadra, come vi ho detto nei discorsi dei video del mercato, rimarrà bene o male quello, e bisognerà fare un miracolo. L'elemento di discontinuità rispetto a quest'anno deve essere la società, perché fino a prima si vinceva, non si vinceva, si vinceva ogni tanto una coppa, qualche delusione, si arriva lì lì e non si fa niente. L'elemento di continuità è società comunque strutturata, snella ma strutturata, con un personaggio come Giuntoli che era diventato credibile e che aiutava, con un allenatore tosto come Spalletti che si è chiuso a lavorare e basta. Quando tu fai venire meno questo e ti ergi a capo di tutte le cose, puoi entrare nei discorsi tattici, puoi entrare nei discorsi di mercato e puoi fare i discorsi delle magliette, puoi fare i discorsi con i tifosi, puoi parlare sempre tu e fai star zitti gli allenatori, non gli fai fare più le conferenze, ci parli dello stadio, ci parli del centro sportivo e niente fai. L'elemento di discontinuità per non avere paura nel futuro è questo qui. De Laurentiis deve fare il passo indietro, deve essere meno presente, meno protagonista, meno negli spogliatoi, meno a contatto con le telecamere, così. Deleghi, prendi un allenatore bravo, come era Spalletti, quindi tendo a dire un allenatore esperto, perché l'ambiente è difficile, quindi per non farti mangiare vivo, un allenatore esperto, chiunque esso sia, lo lasci lavorare, li fai lavorare con un direttore sportivo, Manna speriamo sia bravissimo, gli dai il budget all'allenatore esperto e ti fai da parte e fai solamente il presidente, metti a disposizione il budget, poi fai tu il marketing, decidi quale magliette, quello che vuoi tu, ma le cose di campo non devi più scendere negli spogliatoi, non devi più intervenire, perché così non ne usciamo più. L'hai fatto, ti sei tolto lo sfizio di fare l'uomo solo al comando, non ha funzionato. Non ti permettere di riprovarci un altro anno, perché si perde terreno, e se si perde terreno e le squadre avversarie migliorano, la Roma, la Lazio, il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, sono troppe squadre che ti possono che si possono mettere davanti, e non ci rientriamo più nei discorsi europei. Quindi se il Napoli vuole stare al quarto posto che gli spetta per importanza di brand e per quanto fatto in questi 20 anni, passo indietro, riconoscere gli errori. L'errore non è incatenare Spalletti, l'errore è che hai voluto fare tutto tu, e quando vuoi fare tutto tu i rinnovi male, la gestione del mercato, ma quello lo può fare chiunque. Quando lo fai tutto tu sei poco credibile, i giocatori non lo fanno per te, non lo riescono a fare nemmeno per loro stessi, perché poi quando ognuno lavora per se stesso, quando non sei squadra, lo ha detto anche Calzo, l'effetto domino ti porta poi a rozzolare, stai rusciuliando sempre di più. E aggiungiamo un posto utile per l'Europa, prego, c'è il Torino, c'è un altro posto, prego, ci sopravanza il Monza. Ci sono altre 5 partite, Roma, Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce, 5 partite proibitive per il Napoli che abbiamo visto ieri, 5 partite che si possono vincere, pareggiare o perdere, ma sarà frutto del caso. Per l'anno prossimo, passo indietro, serio. E per quanto riguarda i tifosi, non andare allo stadio come stanno dicendo tutti, facile, vabbè, se riuscite a non andare allo stadio, è una cosa, effetto Covid, va benissimo. Io ho proposto l'altra cosa, cioè nessuna interazione su Instagram, su Twitter, su tutte le cose, vediamo che succede. Poi lo so che qualcuno andrà al cinema a vedere il film, ma non tutti ci andranno. Se volete, aspettate me,
che in qualche modo lo vedrò e vi faccio l'analisi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi ringrazio per i like che mettete alla fine del video, che sono ancora più graditi. Mettete l'immagine della scimmietta, quella là così, che non parla, eh? Che quello c'è, Jokeress che fa, come fa? Mettete l'immagine della scimmietta così so che vi siete visti tutti i miei supereroi.